È possibile per i giovani ragazzi un motore di ricerca che possa sostituire le figure tradizionali del papà, della mamma e dei nonni? È un problema reale, molto serio e fino ad oggi completamente sottovalutato, ma siamo ormai nell'era dei social network. Se ne è discusso in occasione del Salone del Libro, nel convegno organizzato dal Corecom Piemonte, coinvolgendo l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordine dei Giornalisti. Obiettivo? Non smarrire i propri figli online, far sì che i social network non diventino asocial, come dire, elemento di disgregazione sociale.